Siamo qui a Casa degli Artisti per il secondo appuntamento del progetto Genius Loci. Oggi l'argomento era il decano dell'accoglienza turistica che è stato presentato e è stato condiviso con i partecipanti per delle operazioni concrete nel settore del turismo. Questo progetto che di informazione del Gal Flaminia Cesano, sviluppato dal Sistema Museo, ha l'obiettivo di sollecitare gli operatori a gestire una massa critica di offerta e di creare una sorta di obiettivi condivisi da poter utilizzare nello sviluppo dei processi turistici e di sviluppo del marketing territoriale. Il decalogo è un lavoro redatto sempre per il Gal Flaminia Cesano nel 2007 ed è un foglio di lavoro che serve agli operatori come autovalutazione delle proprie efficienze turistiche. Prevede dei dati che riguardano i requisiti base e dei requisiti di eccellenza. È un metodo per poter valutare la propria offerta turistica e naturalmente per stimolare quello che è un'offerta più aggiornata, più adeguata, considerando le nuove tendenze sul turismo esperienziale. Ma in questa splendida cornice oggi abbiamo parlato finalmente di accoglienza, dopo tanti anni concentrati sulla promozione, finalmente insieme agli operatori turistici iniziamo a discutere sull'importanza dell'accoglienza turistica da parte del pubblico e quindi come provincia di Pesaro Urbino, la rete degli uffici informazione e accoglienza turistica, i siti web, un'organizzazione sul territorio dell'offerta turistica e da parte dei privati, quindi degli operatori, la qualità delle strutture ricettive. Su questo abbiamo visto anche dei dati interessanti, perché abbiamo visto che dal 2000 al 2013 la nostra provincia ha perso 81 alberghi, però se poi andiamo nello specifico vediamo anche che di questi 81 la maggior parte sono alberghi a 1 e a 2 stelle, mentre sono cresciuti gli alberghi a 5 stelle che prima non c'erano, oggi ne abbiamo 2, e 8 unità in più per quanto riguarda gli alberghi di 4 stelle. Questo cosa significa? Significa che negli anni c'è un trend inesorabile per cui cresce la qualità e gli alberghi che non sono riusciti a stare al passo hanno dovuto chiudere. Il turismo per le Marche dovrebbe essere una delle colonne portanti di questa regione, perché questa regione ha tutto. E oggi se ne è parlato in questo convegno, il decalogo dell'accoglienza turistica organizzato dal Sistema Museo e da Omnia Comunicazione. Erano tutti professionisti che avevano già bed and breakfast, alberghi, varie cose, e sono venuti per capire cosa si può offrire al turista e che tipo di turismo vogliamo. Forse nelle Marche vogliamo un turismo colto, cortese, gentile. E quindi forse anche per questo hanno scelto questa location, come si dice oggi, comunque questo posto che è la nostra casa, è la Casa degli Artisti di Sant'Anna del Furlo. Noi abbiamo fatto una scelta culturale, anche perché l'Europa su questo lavora, sull'immateriale, su una proposta artistica e culturale. Quindi è su questo che dal 2014 al 2020 l'Europa lavorerà soprattutto, e sull'arte e sulla cultura. Noi questo offriamo. E quindi con i ragazzi del corso abbiamo fatto un giro per le opere, per tutta la Land Art del Furlo, la quarta Land Art del Furlo, e abbiamo fatto un giro dalla diga del Furlo fino a Sant'Anna, e forse hanno capito con mano che offrire cultura è importante, perché crea turismo, non soltanto può affascinare, ma crea turismo nel tempo. Ed è una cosa importantissima, questo l'ha capito per esempio l'Università d'Urbino, che sulla Casa degli Artisti e sul Parco Museo ha dedicato una tesi.